Ciao ragazze, allora oggi nuovo video recensione, questa volta non su un prodotto di make-up, ma un prodotto per la pulizia del viso, o meglio un detergente. Allora, parlo di un prodotto che diciamo poco conosciuto qui su YouTube, nel senso che ho visto pochissimi video su questo prodotto, ma che a me in passato è piaciuto tanto. Adesso utilizzo un altro prodotto, ma vi spiego poi perché. Allora, questo qui vi parlo nello specifico di un prodotto di Alpha Age. Alpha Age, che è praticamente un marchio venduto sempre sul canale QVC. Sapete che io ho acquistato qualcosina, ho acquistato spesso qualcosa sul canale di QVC e ho comprato diversi prodotti dell'Alpha Age. Ho avuto modo di provarli e di testarli perché insomma mi interessavano all'epoca e quindi li ho acquistati. Tra questi c'era il Cleansing Oil, ed è praticamente questo detergente. Loro dicono detergente oleoso che serve per appunto pulire il viso dal trucco e dalle impurità della pelle. Se non ricordo male, non costava pochissimo perché comunque costava, se non ricordo, se non mi sbaglio, costava intorno ai 20-22, una cosa del genere. Però io lo acquistai insieme ad altri prodotti e usufruì di un'offerta che sarebbe il Today Special Value, che loro fanno una. Che sarebbe l'offerta del giorno, un'offerta molto molto conveniente, per cui acquistai questa offerta e all'interno c'era questo qui. Che quando mi è finito l'ho ricomprato perché mi sono trovata bene e poi ho sostituito col tempo con un altro prodotto, perché a parte sapete che i prodotti vanno sostituiti ogni tanto perché la pelle si abitua, ma io in particolar modo perché ho la pelle misto grassa, in determinati periodi diciamo, dell'anno ho particolarmente la pelle grassa, per cui anche se questo, che è un detergente oleoso, andava bene, cioè a base oleosa andava bene anche per il mio tipo di pelle e effettivamente non ho avuto reazioni, però a un certo punto mi è diventato pesante. Allora, entriamo nello specifico. Volevo dirvi un attimo come viene, diciamo, descritto, ma per darvi un'idea, perché purtroppo la confezione con la scritta in italiano non c'è più, cioè non ce l'ho più, e quindi insomma vi leggo un attimo cosa c'è scritto sul sito. Vabbè, è un olio detergente per il viso a base di piante aromatiche che lascia la pelle ben detersa e con una sensazione di pulizia e freschezza. È completo, vabbè, loro adesso lo vendono con la spugnetta. Io lo comprai senza. Applicare una piccola quantità di olio sulla pelle asciutta, massaggiare dolcemente sul viso e collo, poi aggiungere qualche goccia d'acqua per emulsionare l'olio, diventerà così un latte molto soffice, e poi rimuovere l'olio con l'apposita spugnetta. Allora, vi voglio far vedere un attimo. Aspettate, vi voglio far vedere un attimo. Io adesso qui ho la mia bacinella con l'acqua. Eccola qui, vi voglio far vedere un attimo la texture del prodotto ed effettivamente come si utilizza. Quindi niente ragazze, vi lascio alla dimostrazione, ci vediamo fra poco. Eccoci ragazze, qui con la nostra bacinella, qui c'è il prodotto e qui ho l'asciugamanino per farvi vedere un attimo, cioè per potermi poi asciugare le mani. Vi faccio vedere. Allora, questo è un prodotto, come vedete c'è il residuo di un trucco che ho fatto prima una review. Ed è praticamente di questa consistenza. Allora, vi dico ragazze che questa già è una quantità eccessiva per passarla sul viso, ne ho messa tanta perché vedete ce ne vuole poco di questo prodotto ed è qui che dovete fare attenzione, perché se ne utilizzate troppo il viso risulterà, cioè dopo risulterà un pochino pesante, mentre invece utilizzarne poco, diciamo appunto la quantità giusta, utilizzarne poco proprio perché vi riesce comunque a pulire tutta la pelle, vi lascia una bella sensazione, ma insomma non esagerate con il prodotto, così da avere un viso insomma ben pulito ma leggero. Vi faccio vedere. Allora si inizia a massaggiare a pelle asciutta, vedete che è proprio un olio, non so se si riesce a vedere bene, vedete che è proprio un olio molto molto delicato, l'odore è veramente molto delicato, odora effettivamente di piante, come se ci fossero veramente degli aromi di piante, queste piante aromatiche che voi sentite magari nei tè o cose del genere, negli infusi, quindi insomma è veramente un odore molto molto delicato. Vedete, adesso io l'ho passato, teoricamente considerate che lo dovete fare appunto sul viso, poi prendete 2 o 3 goccette di acqua, cioè bagnate un pochino le mani e iniziate a massaggiare ancora. Vedete che a un certo punto si inizia a fare una specie di
latte, vedete, inizia a fare un po' di schiumetta bianca. Non so se si nota bene dalla videocamera, io già la vedo, però vedo che dalla videocamera si vede poco. Comunque, vedete, inizia a fare praticamente tipo latte, un po' di latte, ed è ancora veramente molto delicata. Vi faccio vedere, ecco qui. E adesso loro dicono con la spugnetta, io vi dico la verità, io toglievo prima lo strato più alto con la spugnetta e poi sciacquavo. Io adesso vi voglio far vedere solo senza la spugnetta, per farvi vedere effettivamente che subito va via, cioè si toglie veramente molto molto facilmente. La pelle è morbidissima, veramente molto molto morbida. Poi devo dire che i prodotti dell'Alpha Edge sono veramente di ottima qualità, cioè sono veramente di quei prodotti che voi acquistate e siete sicuri di aver acquistato un prodotto che fa bene alla vostra pelle. Vedete ragazze, già ho asciugato, cioè già ho rimosso tutto, non è unto, e adesso procedo appunto con l'asciugatura e poi ci vediamo tra un secondo appunto per darvi le riflessioni finali. Allora ragazze, come avete visto, è un detergente molto delicato, veramente l'odore è piacevole a chi ovviamente piacciono gli aromi, è un profumo delicato e anche il prodotto è molto molto delicato, vi deterge veramente bene la pelle, non vi lascia quella sensazione di pelle che tira, non vi lascia rossori sul viso, perché comunque all'interno c'ha delle piante e degli oli che vanno praticamente a lenire molto la pelle. Io non li so leggere bene, insomma, però comunque vedo che c'è ci sono una marea di olio, cioè di oli. Io adesso purtroppo non ho più con me il libricino con le scritte in italiano, per cui lì vi sarebbe potuto essere un po' più di aiuto, però vi posso consigliare veramente questo prodotto, in particolare a chi ha una pelle già un po' più matura, perché comunque Alpha Edge è un marchio che fa delle creme ottime, dei prodotti ottimi con l'acido comunque quest'acido vabbè, c'ha praticamente il liquid gold che è fantastico, insomma c'ha diversi prodotti che sono veramente molto buoni, ma bisogna stare attenti e prendere il prodotto giusto, perché potrebbe essere magari un ingrediente non adatto alla vostra pelle. Per questo però c'è la loro responsabile, colei che comunque presenta spesso il prodotto, che è veramente disponibile al di là, insomma, del canale QVC, che se la trovate su Facebook vi aiuta, vi consiglia, insomma veramente vi offre un buon servizio. Ripeto, il prodotto è ottimo, certo il prezzo è un po' altino, però considerate che qui all'interno ci sono 100 ml di prodotto, e considerate che questo qui è un olio, in realtà avete visto com'è denso, e c'è la quantità che vi ho fatto vedere è tanta per diciamo che ne ho utilizzata, quindi veramente ce ne vuole pochissimo, vi durerà veramente tanto. Perché io ho cambiato prodotto? Perché, come vi dicevo, a un certo punto nella mia pelle, in questo periodo un po' più grassa, l'olio comunque, anche se ne utilizzavo poco, il giorno dopo, se lo utilizzavo la sera, il giorno dopo mi trovavo molto unta vicino al naso, molto unta nella zona T. Per cui la mattina in particolare mi risultava veramente difficile riuscire a usare il prodotto, indipendentemente dal fatto che lo ha usato mia sorella, l'ha usato mia madre, l'hanno usato delle mie amiche che si sono trovate però benissimo e non hanno avuto questo tipo di prodotti, ma perché sempre mia mamma ha una pelle secca, mia sorella ha una pelle normale, io che ho questa pelle misto grassa ed è tendenzialmente soffre tendenzialmente di dermatite, e ho la cuperosa, quindi è una pelle molto problematica, mi è andato bene per un periodo, per un po' l'ho dovuto staccare. Sapete che io adesso utilizzo un altro tipo di detergente e mi trovo bene con quello, però voglio dire, se io non utilizzassi quei prodotti probabilmente riproverei con questo qui. Io ce l'ho ancora e non l'ho cestinato e non l'ho regalato, perché comunque lo trovo un buon prodotto, una buona alternativa a quello che io utilizzo quotidianamente, per cui mi sento vivamente di consigliare questo prodotto. Mi sento vivamente di consigliare anche proprio i prodotti dell'Alpha Edge. Io ne ho altri due da recensire, li recensirò presto.
E ripeto, bisogna dare un po' di attenzione, fare un po' di attenzione al tipo di pelle, al tipo di prodotto che andate a prendere. Ma tutto sommato sono dei prodotti veramente fantastici di alta qualità, li definirei quasi dei prodotti di lusso per la qualità che hanno. Quindi niente ragazzi, vi dico anche che come sapete io acquisto molto spesso da QVC e vi devo dire la verità, io sono sempre soddisfatta non solo dei prodotti ma anche del loro modo di gestire le vendite. Ho avuto un caso in cui ho dovuto fare dei resi e non ho avuto assolutamente problemi, hanno mandato anche soldi indietro. Quindi voglio dire, a mio avviso è un sito per quanto riguarda la vendita online, ma è comunque un canale di shopping molto molto affidabile, i prodotti veramente sono di alta qualità. Quindi niente ragazzi, io spero che questa recensione, che è stata un po' differente dalle altre, vi possa essere stata utile. Mi dispiace se mi sono prolungata un po', ma credo che questo sia un prodotto che abbia avuto bisogno di 2 minuti in più di parole, quindi una spiegazione un po' più dettagliata. E niente ragazzi, vi aspetto alla prossima recensione, vi mando un bacio, ciao!